Bianciardi, diciamo che nell'immediato dopoguerra si rende conto che è arrivato il momento di prendere una posizione, di prendere l'iniziativa, uscire un po' dall'impasse in cui si sentiva rinchiuso e partecipare in prima persona a quel processo di rinnovamento che sembra possibile proprio negli anni del dopoguerra, no? E vorrei raccontare di questa cosa proprio lasciando a lui la parola, nel senso che lui stesso ha parlato di questo momento così importante in un articolo che ha scritto qualche anno dopo, nel 52. E vorrei leggere appunto, cominciare leggendo un estratto di questo articolo. Il riferimento ovviamente appunto è all'immediato dopoguerra. Cominciai a capire che in Italia c'erano due mondi, quello dei colonnelli e quello dei soldati, quello dei contadini e degli operai da un lato e quello dei padroni, dei cardinali, dei ragionieri dall'altro. Capivo anche, seppur confusamente, che presto o tardi avrei dovuto scegliere a quale dei due mondi appartenere. A questo già notevole garbuglio di problemi politici, economici e morali, io aggiungevo in quantità non piccola i miei problemi privati, di natura sentimentale, molto pericolosi, tanto che a tratti avevo la sensazione di non essere più un uomo, ma un gomitolo di problemi. Per questo decisi di tagliar corto. Presi alla meglio la mia laurea e 2 mesi più tardi mi sposai. Non so se è stata la soluzione migliore, ma certamente è stata una soluzione, una maniera di uscire dall'astrattezza e di prendere contatto con la realtà. I problemi c'erano ancora, ma questa volta erano problemi concreti e divennero determinanti quando mi nacque un figlio. Dovevo scegliere, la presenza di mio figlio me lo imponeva. E così ho scelto di stare dalla parte dei badilanti e dei minatori della mia terra, quelli che lavorano nell'acqua gelida con le gambe succhiate dalle sanguisughe, quelli che 100-200 metri sottoterra consumano giorno a giorno i polmoni respirando polvere di silicio. Anche loro hanno bambini come il mio, hanno un avvenire da costruire. Siamo proletari. Prima che mi nascesse un figlio, non credevo che prima che mi nascesse un figlio, io credevo che questa parola fosse solo una figura retorica, un'iperbole per significare chi non ha ricchezza, il nullatenente. Non è così. Non basta essere soli con il proprio lavoro e la propria miseria. Ci vuole anche un figlio per desiderare l'avvenire e lavorare a costruirlo. Io sono con loro, i badilanti, i minatori della mia terra, e ne sono orgoglioso. Se in qualche modo la mia poca cultura può giovare al loro lavoro, alla loro esistenza, stimerò buona questa mia cultura, perché mi permette di restituire, almeno in parte, il lavoro che è stato speso anche per me. A me questa citazione sembra significativa perché fa capire bene quali sono i presupposti di partenza, no? Di quello che è il suo impegno politico, e più che politico, diciamo, sociale, civile. Nel senso che è da qui che Bianciardi comincia a occuparsi di questo tipo di problemi. E secondo me è anche significativa, oltre che bella questa citazione, è significativa perché fa capire anche, insomma, ci fa intuire degli aspetti del suo carattere, per esempio, la sua sensibilità, la sua anche fragilità, se vogliamo, no? Il suo autodefinirsi un gomitolo di problemi. Oppure appunto il matrimonio così concluso frettolosamente, che come mezzo per uscire appunto dall'astrattezza e prendere contatto con la realtà. Quindi diciamo, ci fa capire l'urgenza che Bianciardi sente di mettersi al lavoro in prima persona, di uscire appunto da questa situazione di impasse e mettersi in gioco. Fa riflettere anche poi pensare che col senno di poi sappiamo che il suo matrimonio non è andato bene, quindi insomma questa decisione sarà una decisione pesante perché si dovrà portare dietro questo matrimonio fallito per il resto della sua vita e questo sarà una delle cose che contribuirà insomma a consumarlo pian piano. Quindi niente, appunto, volevo partire da qui. Questo è il primo momento, diciamo, di frattura fondamentale, e da qui Bianciardi comincia un periodo di grande impegno, appunto, sociale, culturale, a casa sua, che è appunto la città di Grosseto. Bianciardi, in questo periodo, siamo nei primi anni 50, è direttore della biblioteca di Grosseto. E da questa posizione, insomma, intraprende una serie di iniziative culturali, organizza un cineclub, organizza conferenze e
insomma, con l'obiettivo di l'ambizioso obiettivo di legare la sua, insomma, la sua attività intellettuale ai problemi concreti delle persone. Questo sarebbe il suo obiettivo. Per esempio, una cosa importante che mi sembra giusto ricordare è l'invenzione del cosiddetto Bibliobus. Non so se qualcuno di voi ne ha sentito parlare. Questo Bibliobus è sostanzialmente una biblioteca itinerante. Bianciardi prende un piccolo furgone, lo stipa di libri e lo fa girare per la provincia per far sì che possa raggiungere tutti i piccoli villaggi, insomma, di contadini, di minatori che non avevano evidentemente il tempo e la possibilità di andare in biblioteca. E questa è un'iniziativa importante che verrà anche imitata poi da altri e che proprio rappresenta questo suo tentativo di utilizzare, insomma, il suo essere direttore della biblioteca, il suo essere operatore culturale per andare proprio a risolvere i problemi concreti delle persone. Rimanendo fedele quindi a questi intenti, a questi ideali di azione concreta e alla volontà di aiutare concretamente i minatori della sua terra, un'altra cosa che fa è intraprendere una vera e propria inchiesta a puntate sulle condizioni di lavoro di questi minatori. Pubblica una serie di articoli, tra l'altro collaborando con Cassola, quindi suo amico e collega, diciamo, pubblica una serie di articoli che denunciano appunto le durissime condizioni di lavoro di questi minatori e per fare questo ovviamente gira nelle miniere, li conosce di persona e l'intervista, insomma, si lega anche dal punto di vista umano a queste persone. E proprio mentre sta facendo questo lavoro, siamo nel 54, avviene l'incidente di Ribolla, di cui abbiamo sentito anche parlare adesso in questa breve intervista. Questo incidente è sostanzialmente l'esplosione della miniera di Ribolla, causata dalla mala gestione della società che è la Montecatini. Incidente in cui muoiono 43 minatori, di cui, come abbiamo sentito, molti erano suoi amici. La cosa, insomma, lascia parecchio sconvolto Bianciardi, sia perché perde appunto delle persone che conosceva, sia perché vede, insomma, morire questi minatori, sia perché poi dall'altra parte la società, che è riconosciuta responsabile di questa tragedia, perché insomma non c'erano le norme di sicurezza adatte per lavorare e quindi è riconosciuta responsabile e deve risarcire le famiglie dei minatori. In realtà diciamo che riesce a farla franca, anzi risulta sostanzialmente vincitrice, nel senso che anche se è riconosciuta responsabile, al processo di fatto non viene condannato nessuno. Quindi la società, è vero, risarcisce le famiglie. Però si può prima di tutto liberare di una miniera che non fruttava più, quindi la può chiudere, insomma, senza avere i problemi dei licenziamenti, eccetera. E poi comunque chi era capo della società non viene condannato, quindi nessuno di fatto paga veramente la responsabilità di questa tragedia. Questo ovviamente lascia appunto l'amaro in bocca a Bianciardi che oltre al dolore, insomma, proprio per la perdita di queste persone, capisce anche che evidentemente è successo, si è incrinato qualcosa di più profondo, perché si rende conto che tutto quello che è stato il suo lavoro culturale a Grosseto in realtà non aveva portato a niente. Cioè, appunto, come ho letto prima dell'estratto, lui vorrebbe restituire il lavoro che è stato speso per lui, quindi restituire con il suo lavoro, insomma, il lavoro degli operai, dei minatori, ma di fatto non riesce a farlo. Di fatto le sue inchieste, tutte le sue iniziative non servono a nulla, anzi, si trova di fronte a questa tragedia, per cui
non riesce a cambiare la situazione, ma anzi si vede costretto a constatare di aver fallito nel suo intento. E questo lo spinge ad abbandonare Grosseto e a spostarsi a Milano. Quindi sostanzialmente coglie l'occasione di questa chiamata a Milano per dare una svolta. Cioè, a mio avviso, Mianciardi sentiva veramente il bisogno di lasciarsi alle spalle tutta questa esperienza così, insomma, tragica, anche perché si sentiva quasi, tra virgolette, in colpa per il fatto che, insomma, il suo lavoro non era servito davvero a qualcosa. Quindi decide di spostarsi a Milano e per tutto il resto della sua vita vivrà con un senso di colpa questa cosa, perché gli sembrerà sempre di essere fuggito, insomma, di aver rinunciato, di aver in qualche modo abbandonato queste persone che invece aveva, insomma, aveva promesso di voler aiutare. Comunque sia, coglie l'occasione di questa chiamata dalla Feltrinelli per spostarsi a Milano. E qui inizia appunto tutta il suo periodo milanese. Come è stato detto anche qui nell'intervista, effettivamente lui vede nella possibilità, cioè vede insomma nello spostamento a Milano la possibilità di, come dire, riprovare seguendo un'altra strada, nell'intento di ancora collegare il suo lavoro culturale, intellettuale ai problemi della gente. E infatti cito anche qui un estratto molto breve di una lettera che ha inviato da Milano a un amico di Grosseto. Dice: "La rivoluzione si farà dopo tutto proprio a Milano, non c'è dubbio, perché a Milano sta di casa il nemico nostro, Pirelli e tutti quelli come lui." Quindi diciamo si sposta a Milano pensando di riuscire da qui, cambiando un po' strada, diciamo, non più il piccolo lavoro in provincia, ma partendo da una grossa iniziativa di ampio respiro come quella della Feltrinelli, riuscire veramente a trovare la strada per incidere veramente nella società, nella vita delle persone. A questo punto possiamo cominciare a parlare un po' anche dei suoi romanzi, insomma, possiamo cominciare a parlare anche un po' di letteratura perché siamo nella seconda metà degli anni 50 e in questo periodo Bianciardi comincia a scrivere i suoi romanzi, che sono tra le tante cose che ha scritto, sicuramente la cosa più importante, più interessante anche dal punto di vista letterario. Nel 57 scrive il suo primo romanzo che si chiama Il lavoro culturale. Il lavoro culturale già dal titolo fa evidentemente riferimento a tutto a quegli anni, insomma, di impegno e di lavoro culturale svolti a Grosseto all'inizio degli anni 50. E diciamo che con questo libro Bianciardi vuole un po' chiudere il capitolo dell'impegno del lavoro culturale di Grosseto, raccontando quella un po' che è stata la sua esperienza e quello che è stato il suo fallimento, perché appunto Bianciardi è perfettamente consapevole di questo fallimento, ecco. Il libro molto brevemente parla della storia di questi due protagonisti, che sono due fratelli, Marcello e Luciano Bianchi, che sono evidentemente un alter ego dell'autore, cioè l'autore si sdoppia, diciamo, in questi due personaggi e fa rivivere a loro quella che è stata un po' la sua vicenda. Questi due personaggi infatti si impegnano in una serie di iniziative, conferenze, cineforum, anche loro di questo tipo, con l'intento di agire direttamente sulla vita concreta delle persone per poterla migliorare, ma senza riuscirci. Cioè si rendono conto che dopo una serie di vicissitudini, insomma, tutte le loro iniziative si sono un po' perse sono state un po' troppo astratte, insomma, si sono perse in intellettualismi troppo slegati dalla vita concreta delle persone e quindi finiscono per rinunciare, per appiattirsi, diciamo, in una vita anonima e, insomma, di rinuncia. Quindi un finale amaro, come quello di tutti i libri di Bianciardi sostanzialmente, che decreta proprio il fallimento di questo tipo di lavoro culturale, appunto.
E quindi in questo modo diciamo che Bianciardi cerca di metabolizzare quello che è stato il suo fallimento personale, no? E tra l'altro il libro secondo me risulta interessante perché non è solo comunque, è vero che Bianciardi ripercorre quella che è la sua storia, dei suoi anni, insomma, di lavoro in provincia, ma è anche un romanzo che può in qualche modo essere emblematico di un fallimento che è un fallimento generazionale, insomma, di tutta una generazione di giovani intellettuali che avevano visto nel dopoguerra un'occasione importante di rinnovamento, di cambiamento, ma in realtà non sono riusciti nell'intento di cambiare veramente le cose attraverso le loro iniziative. Insomma, chi stava male prima continua a stare male, non si è veramente riusciti a cambiare la vita delle persone, quindi un fallimento che non riguarda solo lui, ma che può essere visto come il fallimento di un'intera generazione. A questo punto Bianciardi si concentra sull'esperienza invece a Milano. Lavora per circa 2 anni alla Feltrinelli, ma alla fine viene licenziato per scarso rendimento. Questo perché sostanzialmente lui non è in grado di adattarsi al lavoro in azienda. È assolutamente allergico, diciamo, alle dinamiche della vita aziendale, non, ai piccoli giochi di potere anche che poi si vengono a creare. E soprattutto si rende conto che anche qui ancora una volta la casa editrice funziona comunque come, appunto, come un'azienda, e quindi il progetto di rinnovamento culturale che la Feltrinelli si propone, che in parte effettivamente porta avanti, in realtà è comunque subordinato alle leggi del mercato. Insomma, l'industria editoriale è un'industria che deve in qualche modo sfornare dei prodotti appetibili per il pubblico, e quindi diciamo che anche qui la fanno da padrone le leggi del mercato. Quindi Bianciardi si rende conto che anche qui in realtà diventa impossibile andare ad agire concretamente, diventa impossibile dare vita a delle iniziative che abbiano veramente come scopo, come obiettivo, il rinnovamento, lo svecchiamento culturale del paese. E quindi arriva la constatazione di questo secondo fallimento, possiamo dire, questo secondo tentativo e questo secondo fallimento. E questo fallimento è raccontato in quello che è il suo secondo romanzo, che si chiama invece L'Integrazione. Siamo tra il 59 e il 60, e Bianciardi scrive questo romanzo pensandolo come un seguito del lavoro culturale, quindi come un seguito del suo primo romanzo. I protagonisti infatti sono ancora gli stessi due personaggi, Marcello e Luciano, che dalla provincia si trasferiscono in una grande città, in cui non è difficile riconoscere Milano, per partecipare ad una grossa iniziativa editoriale. E anche qui non è difficile capire che si tratta della Feltrinelli, quindi Bianciardi fa chiaramente riferimento alla sua esperienza. Questi due personaggi, insomma, iniziano a lavorare per questa casa editrice con grandi obiettivi, insomma, proponendo libri, collane rivolte al grande pubblico perché possa in qualche modo farsi una coscienza politica, sociale, ma alla fine della fiera non si conclude niente. Sembra che ogni iniziativa rimanga un po' bloccata anche dai vari giochi di potere per cui cambiano sempre i capi, i redattori, eccetera. E alla fine questi due personaggi anche qui finiscono ancora una volta per abbandonare i loro propositi. La differenza è che questa volta hanno due destini diversi. Luciano, il personaggio che si integra perfettamente nella società, quindi in qualche modo rinuncia alle sue ambizioni, insomma, di rinnovamento
culturale e si adatta, insomma, a quella che è la società del miracolo economico, si trova una moglie, trova un lavoro come tanti, insomma, comincia a condurre una vita abbastanza anonima e spensierata, mentre l'altro fratello Marcello prende una decisione diversa, cioè anche lui esce dalle, insomma, da questa casa editrice, ma decide di, come dire, mantenere quel minimo di indipendenza e di dignità che gli rimangono lavorando per se stesso, cominciando a scrivere libri, novelle sotto falso nome, insomma, fa un po' il ghostwriter, scrive quello che gli capita, manuali tecnici, insomma, fa la vita un po' del fallito, insomma, si chiude nelle mura di casa sua, scrive questi libri per arrivare alla fine del mese e isolato da tutti. Però poter, come dire, mantenere la sua libertà, la sua indipendenza insomma, dalle logiche del lavoro aziendale. E questa scelta è significativa perché è poi la scelta che fa anche Bianciardi, nel senso che Bianciardi quando viene licenziato, poi che cosa fa? Comincia a tradurre, quindi decide di cominciare a lavorare per sé senza andare a lavorare, diciamo, per il padrone, ma comincia a tradurre, quindi lavora come traduttore a cottimo, nel senso che viene pagato per quello che traduce, quindi se ci sono libri da tradurre bene, altrimenti insomma diventa un po' più complicato. Quindi non è una vita facile, però è una scelta che diciamo fa per rimanere coerente con quelli che sono i suoi ideali, insomma, per mantenere quel minimo appunto di indipendenza e di dignità che gli rimangono. A questo punto però si arriva a quello che è la pubblicazione della Vita Agra, cioè si arriva a una situazione in cui Bianciardi ha abbandonato qualsiasi tentativo di diciamo, lavoro culturale rivolto a un miglioramento della società e si limita alla protesta. Nel senso che Bianciardi è ormai totalmente disilluso dalle sconfitte che ha collezionato durante la sua esistenza e quindi scrive La Vita Agra come un grosso sfogo contro tutto e contro tutti, in cui vuole appunto sfogare e raccontare la sua disillusione e mettere in scena appunto una vicenda che non è più un tentativo di cambiare le cose, ma è una protesta sarcastica, ironica, ma anche molto polemica e molto dura. Vabbè, senza stare a ripetere ovviamente tutta la trama, il personaggio rappresentato è un personaggio che arriva a Milano con l'intento di far saltare in aria questo torracchione per vendicare la morte degli operai, dei minatori morti a Ribolla, ma in realtà poi abbandona questo proposito perché viene in qualche modo, diciamo, travolto dalla vita metropolitana e non riesce a portare avanti, insomma, come si è sentito anche prima nell'intervista, a Milano non si capisce più bene da che parte stare, non si capisce più bene dove andare a parare. Quindi lui arriva, questo protagonista arriva convinto di far saltare in aria questo torracchione e poi abbandona questo intento e non sa più bene come comportarsi per combinare qualcosa di utile, alla fine comincia a fare il traduttore per andare avanti, insomma, per portare a casa lo stipendio e finisce per essere in qualche modo divorato da questo lavoro ossessivo e alienante. Quindi anche qui Bianciardi mette molto della sua vita all'interno del romanzo. I temi toccati comunque sono molti, oltre appunto alla critica della società del miracolo economico, la denuncia della disumanizzazione di questa società, anche la
insomma, l'impossibilità dell'impegno politico e in generale poi anche quello che è il suo disagio esistenziale, quindi il disagio di chi non è in grado di adattarsi a un ritmo di vita che, a uno stile di vita che per lui è assolutamente naturale. Secondo me, appunto, parlando appunto della Vitagra, è interessante vedere come ancora una volta è un libro che è molto autobiografico, però in realtà è un libro anche in cui è molto facile immedesimarsi, insomma, è un libro che si presta a, insomma, un certo coinvolgimento anche emotivo di chi legge. Secondo me, anche qui è vero, è una protesta personale, ma è una protesta in cui non è difficile riconoscersi, quindi secondo me è un libro che funziona, che, insomma, che è un libro valido anche per questo, perché leggendolo noi non possiamo che, insomma, immedesimarci in questo personaggio, non possiamo che fare il tifo per lui e ovviamente rimane l'amaro in bocca poi nel vederlo in qualche modo rinunciare gradualmente a qualsiasi tentativo di risollevarsi, perché appunto ancora una volta il finale è un finale amaro e questo personaggio sembra, insomma, rinunciare a qualsiasi possibilità di cambiamento. Il libro finisce appunto con lui che, insomma, si sente sollevato perché finalmente sta andando a dormire e queste 6 ore di sonno sono il suo unico momento di riposo in una vita sempre più tormentata. Quindi questo è il finale del libro, sicuramente molto amaro, molto pessimista. Qui mi ricollego ancora una volta a quello che è stato detto nell'intervista. Il libro ha paradossalmente un grande successo, nonostante Vianciardi non se lo aspetti, anzi, Vianciardi si aspetta critiche, attacchi, proprio perché lui se la prende con tutto e con tutti in questo libro, però invece, suo malgrado, si vede trasformare quasi in una celebrità, insomma. E addirittura c'è Indro Montanelli che dal Corriere della Sera lo chiama e gli propone una collaborazione per il Corriere, quindi una proposta assolutamente allettante che risolverebbe tra l'altro anche i suoi problemi economici. E a questo punto però Bianciardi, dopo un iniziale entusiasmo, perché alla fine all'inizio è contento di vedere il successo del suo libro, finalmente anche un po' di respiro, insomma, dal punto di vista del lavoro, delle entrate economiche, però appunto ben presto comincia a rendersi conto della contraddizione in cui sta cadendo proprio per il successo del suo libro. Cioè, qui leggo anche qui una citazione sempre sua, da una delle sue lettere. L'aggettivo agro sta diventando di moda, lo usano giornalisti e architetti di fama nazionale. Finirà che mi daranno lo stipendio mensile solo per fare la parte dell'arrabbiato italiano. Il mondo va così, cioè male, ma io non ci posso far nulla. Quello che potevo fare l'ho fatto e non è servito a niente. Anziché mandarmi via da Milano a calci nel culo, come meritavo, mi invitano a casa loro. Quindi, insomma, questo è quanto. Lui si aspettava un trattamento ben poco gentile, invece gli fanno festa, lo invitano a casa sua, nei salotti a presentare il suo libro, insomma. E si ritrova in questa situazione contraddittoria, per cui proprio quel mondo che lui voleva colpire, che voleva attaccare, adesso lo sta in qualche modo tirando dalla sua parte. Per esempio con l'offerta di Montanelli di entrare al Corriere della Sera. E Bianciardi si rende conto di questo e per coerenza rifiuta questa offerta. Però, nonostante questo, ovviamente non riesce a essere sereno perché di fatto colleziona un altro fallimento. Anche in questa sua protesta così, così disperata, così istintiva e veramente incazzata, potremmo dire, finisce per collezionare l'ennesima sconfitta, perché questo libro che doveva essere una bomba lanciata contro questa società, in realtà viene
assorbito e fagocitato da questa società che lo trasforma in uno spettacolo, insomma, e lo trasforma in merce. E quindi niente, ancora una volta è costretto a constatare la sua sconfitta. E questa volta diciamo che non riuscirà più a rialzarsi, nel senso che dopo la vita agra, Biancardi si lascia andare sempre di più, comincia a bere in maniera sempre più assidua e rinuncia gradualmente a qualsiasi progetto veramente importante, sempre per, diciamo, continuare a parlare di lui attraverso i suoi romanzi. Nel 64 pubblica un romanzo che si intitola La battaglia soda, e che dal punto di vista, insomma, dei temi della forma non c'entra nulla con la vita agra, quindi è un romanzo di ambientazione risorgimentale. Lui è un grande appassionato del risorgimento e scrive questo romanzo di ambientazione risorgimentale, che ovviamente non si fila nessuno, perché insomma Bianciardi ci si aspetta appunto la critica pungente, sarcastica della società moderna, invece scrive un libro sul risorgimento. E questo perché appunto, perché lui non vuole continuare a ricoprire quel ruolo che gli hanno affibbiato, insomma, di incazzato, che è diventato ormai una parte da recitare. Allora sì, come dire, si cambia strada, scrive questo romanzo che dal punto di vista letterario peraltro è molto interessante, perché è un esperimento letterario molto originale. Bianciardi sostanzialmente scrive questo libro immaginando di essere lo scrive come se fosse stato scritto da un ufficiale garibaldino nel 1860, quindi sostanzialmente lo scrive come se fosse un autentico memoriale garibaldino. È una cosa molto strana, molto originale, che ovviamente non può fare presa su un pubblico, sul grande pubblico. Quindi dal punto di vista letterario può anche essere interessante, ma sicuramente non riscuote un grande successo. E vabbè, qui poi ci sarebbe da aprire, non lo farò, però insomma tutta una parentesi sul Bianciardi scrittore del Risorgimento, perché Bianciardi dedica molto tempo e molto, molto spazio a questo tema che gli è molto caro. Però, insomma, posso limitarmi a dire che per lui il Risorgimento è un po' sia un rifugio dal mondo contemporaneo, dai fallimenti, dalle delusioni della sua vita, perché appunto è un rifugio negli ideali, insomma, nei valori dei patrioti, dei garibaldini, che sono valori più veri, sicuramente più saldi, più veri di quelli del suo mondo. Ma allo stesso tempo è anche comunque una prefigurazione. Il Risorgimento per lui è una prefigurazione di quello che è anche l'Italia contemporanea, cioè sostanzialmente non abbandona mai comunque il suo sguardo critico. Il suo sguardo critico lo esercita anche sul Risorgimento, mettendo in luce tutte le contraddizioni di questo fenomeno. Appunto, il Risorgimento visto un po' anche quello come un miracolo all'italiana, insomma, dove è vero si compie un'unità politica che sembrava un fatto incredibile, però rimangono dietro tanti, tanti problemi, tante contraddizioni che tuttora, se vogliamo, rimangono irrisolte. Pensiamo, non so, alla questione meridionale, ad esempio. Quindi Bianciardi parla del Risorgimento anche sempre mantenendo questo tipo di sguardo critico. Comunque sia, lasciando da parte questo discorso, dopo la battaglia soda, diciamo che Bianciardi comincia ad abbandonare, come ho detto, qualsiasi grande progetto letterario. Diciamo che interrompe le collaborazioni giornalistiche più importanti, scrive per riviste minori, riviste di poco conto, diciamo, e intraprende una sorta di
esilio volontario, spostandosi, trasferendosi da Milano a Sant'Anna di Rapallo. Sant'Anna di Rapallo è un piccolo paesino della Liguria e si trasferisce qui con Maria Iatosti e il figlio che nel frattempo hanno avuto e diciamo che qui comincia a condurre una vita assolutamente anonima. Appunto, tenendosi proprio ai margini di qualsiasi tipo di attività letteraria, editoriale, si dedica anche qui a qualche opera di divulgazione sul Risorgimento, ma insomma niente di più. E intanto insomma continua a bere e quindi la sua situazione diventa sempre più difficile. Fino a che dopo aver pubblicato nel 68 il suo ultimo romanzo che si intitola Aprire il fuoco, si chiude completamente, insomma, nel silenzio e comincia ad avere veramente delle crisi sempre più gravi legate appunto all'abuso di alcol. Maria, la sua compagna, preoccupata per la sua situazione, cerca di riportarlo a Milano. Per cercare di risollevarlo, insomma, Milano vorrebbe farlo ricominciare a lavorare, vorrebbe che insomma, cercasse di risollevarsi attraverso il lavoro, ma il problema è che Bianciardi ha deciso, potremmo dire razionalmente, di lasciarsi andare, non ha nessuna intenzione di provare a risollevarsi. E quindi qui vive i suoi ultimi anni molto. Veramente molto duri, molto tristi, fino a quando appunto nel 72 viene ricoverato per insomma un grave caso di cirrosi epatica e dopo alcune settimane in ospedale muore a 49 anni. Quindi questa è appunto la parabola della sua esistenza. Molto appunto tormentata. Diciamo che per capire fino in fondo chi fosse Bianciardi non è facile, ma si può, secondo me, guardare alla vita agra. La vita agra rappresenta, oltre appunto a tutti i temi che il romanzo tocca, quindi dalla critica della società del miracolo. È anche la storia di un disagio esistenziale, in fin dei conti, perché il protagonista del romanzo, che è appunto questo personaggio alienato, ossessionato dal lavoro traduttorio, è effettivamente una proiezione di Bianciardi. Insomma, leggendo di questo personaggio si può veramente pensare a Bianciardi. E leggere di questo personaggio ci fa pensare a una persona che, è vero, ha subito in qualche modo i condizionamenti sociali di questa società disumana, ingiusta, però ci fa pensare anche a una persona che, al di là del miracolo economico, non abbia veramente, diciamo, fatto fatica a gestire i suoi rapporti personali, abbia dimostrato insomma, un'incapacità di adattamento che secondo me va oltre le vicende del miracolo economico. Quindi, insomma, secondo me si può dire che i problemi personali e insomma, i condizionamenti della società si fondono insieme in una rete da cui Bianciardi non riesce più a divincolarsi e che lo trascina gradualmente verso il fondo. Diciamo che si può vedere insomma in quest'ottica qua, secondo me, la sua storia. E, insomma, io non andrei oltre anche perché non vorrei annoiarvi più di tanto. Anche sul suo stile, Sì, esatto, ho trascurato tutto l'aspetto, diciamo, linguistico e stilistico che riguarda i suoi romanzi, però appunto è importante anche effettivamente parlare di questo.
Non so chi di voi ha letto qualcosa, se avete provato a leggere La vita agra o qualche altro romanzo. Vi sarete sicuramente accorti che non è un libro facile, prima di tutto, non è un libro semplice da leggere. Questo perché Bianciardi fa delle scelte linguistiche e stilistiche particolarmente originali e particolarmente sperimentali, se vogliamo. Prima di tutto, la particolarità è nella struttura delle sue opere. Questo vale per La vita agra, ma anche in particolare per i romanzi precedenti, come Il lavoro culturale e l'integrazione. Le sue opere sono caratterizzate da, diciamo, un intreccio continuo della dimensione narrativa e di quella saggistica, nel senso che insomma, alla narrazione dei fatti, degli eventi, si interseca continuamente la riflessione saggistica, una riflessione di stampo sociologico, insomma, una critica di costume, no? E quindi questo significa che la narrazione in qualche modo è continuamente interrotta da queste riflessioni, da queste divagazioni. E questa cosa è appunto una particolarità che ritroviamo sia, diciamo, nella trilogia dei primi tre romanzi, che possono considerare una trilogia in quanto strettamente legati dal punto di vista tematico e anche formale. Quindi questa cosa è una scelta originale, una scelta che però non rende semplice la lettura, ovviamente. Noi magari siamo abituati a pensare a un romanzo come a una storia che ha un suo svolgimento chiaro e lineare, invece qui la storia, soprattutto nella vita agra, è molto spezzettata e continuamente bloccata, diciamo, da queste divagazioni molto assolutamente imprevedibili. Ecco, siamo un po' costretti a seguire il narratore in queste divagazioni senza capire bene dove ci vuole portare. Questo è un effetto assolutamente voluto e calcolato che, insomma, devo dire, a me è piaciuto molto, per esempio. Per quanto riguarda anche qui sempre la lingua e lo stile, anche qui La vita agra è un esempio di pluristilismo, plurilinguismo assolutamente estremo, nel senso che è un romanzo assolutamente importante, diciamo, dal punto di vista letterario, perché vuole porsi un po' come un superamento dei canoni letterari tradizionali, insomma, del neorealismo, di tutta quella produzione che era stata la letteratura del dopoguerra, attraverso appunto un'originalità espressiva assolutamente nuova. Quindi l'intreccio di lingue diverse, stili diversi, da uno stile parlato molto, come dire, molto colloquiale, a passaggi invece più letterari, più eruditi. C'è anche un continuo cambiamento dei toni, quindi il tono ironico e sarcastico poi diventa invece molto duro, molto polemico. Poi ci sono invece parti dove, insomma, c'è quasi un tono triste, rassegnato. Quindi un continuo, in un romanzo tutto sommato breve, perché siamo intorno alle, insomma, 180-190 pagine, siamo di fronte a una grandissima escursione, diciamo, linguistica, stilistica, tonale. E a mio avviso questo perché non è solo una scelta originale del punto, cioè non è solo un virtuosismo letterario, se vogliamo, è proprio una scelta funzionale anche a mostrare l'alienazione del personaggio, cioè il personaggio è un io narrante, quindi un narratore che racconta in prima persona la sua storia. Ed è, come ho detto prima, la storia di un disagio esistenziale anche, quindi la storia di una condizione di disagio, di alienazione. E il fatto che questo narratore assuma tutta questa gamma di lingue, di stili, di toni, rappresenta proprio il suo stato di alienazione, cioè è un narratore in qualche modo schizofrenico che
in qualche modo sembra perdere il controllo del suo stesso discorso. E quindi il lettore si trova di fronte a questa cosa qua, un discorso che apparentemente è incoerente, confuso, ma perché? Perché è incoerente e confuso il personaggio narratore che lo espone in quanto alienato, in quanto persona disagiata, se vogliamo. Quindi questa, anche a me questa scelta piace molto, mi sembra molto interessante. Non so, io lascerei anche spazio a eventuali domande piuttosto che richieste di precisazioni. Insomma, se qualcuno anche ha letto il libro e ha qualcosa da chiedere, insomma. A proposito di quanto ha scritto, mi sembrerebbe che abbia scritto poco, no? Tre romanzi molto brevi e più quegli altri due, su un corpus che sembra limitato. In realtà ha scritto come un pazzo, però. Ha Sì, tradotto in pari 100 libri, anche di grande ha tradotto. valore, tipo quelli di Henry Miller, molti americani, no? Sì, in E realtà. ha scritto un'infinità di articoli per tanti giornali, anche in un primo tempo anche giornali importanti, eccetera. Tanto è vero che no, la sua opera Omnia, che ha pubblicato significativamente chiamando l'antimeridiano, no? I meridiani, i Mondadori sono il Pantheon della letteratura italiana e straniera. E quella è una casa editrice di cui mi ricordo il nome, li ha chiamati antimeridiani e sono 2.000-3.000 Due, pagine sì, due fitte, no? volumi. Cioè, per dire che insomma in Sì, questa sì, vita sì. breve No, è vero, si è infatti. tirato il collo con un matto, insomma, il lavoro ottimo di traduttore, ma anche quello di pubblicista, no? Scrivere articoli per la Pagnotta, anche lì, ha fatto sì che, insomma, che fosse una specie di operaio alla catena anche lui, insomma. Sì, dal punto di vista della mole degli scritti, sicuramente i romanzi rappresentano una piccolissima parte, per quanto appunto poi sono i più significativi da, insomma, da analizzare, rappresentano una piccola parte di quello che ha scritto. Anzi, lui stesso a dire che i romanzi li scriveva nei ritagli di tempo, la domenica, Eh al sì, posto perché nel suo tempo libero, lui scriveva i suoi romanzi, il lavoro perché serio era gli altri quell'altro. 6 giorni alla settimana traduceva o scriveva articoli, insomma. Sì, allora, le collaborazioni giornalistiche iniziano da subito e vanno avanti per tutta la sua vita, e sono moltissime. Inizialmente riguardano tanti quotidiani, anche, per esempio, mi viene in mente l'Avanti, per esempio, il Contemporaneo, insomma, giornali anche di un certo rilievo, e poi diciamo che prosegue negli ultimi anni con collaborazioni invece meno importanti per riviste spesso insomma un po' marginali, per esempio riviste sportive o erotiche. Quindi negli ultimi anni, quelli dell'esilio volontario a Rapallo, si dedica soprattutto a queste piccole collaborazioni secondarie, però appunto anche queste molto numerose. Per quanto riguarda le traduzioni, sì, lui ha tradotto 120-130 libri, adesso non mi ricordo, quindi ha lavorato moltissimo come traduttore, e libri anche di un certo rilievo. Appunto, ha tradotto I Tropici di Miller, quindi Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno, i due libri di Henry Miller. Ha tradotto William Faulkner, ha tradotto Steinbeck, quindi libri che in quel periodo non è che fossero particolarmente, insomma, presi in considerazione, che però poi nel tempo si sono affermati come libri di un certo rilievo. Più che altro perché in generale nell'Italia di quegli anni la letteratura straniera era veramente poco considerata. Anzi, proprio grazie alla Feltrinelli che comincia a essere un po' più considerata. Pensiamo per esempio al dottor Zivago. Esatto, quindi è proprio lì che inizia un certo interesse anche per la letteratura straniera. E Bianciardi quindi, insomma, presta la sua opera di traduttore per molti libri, anche se al momento questo non
risulta molto remunerativo anche dal punto di vista economico, perché sono libri comunque poco diffusi, poco noti. Peraltro anche la traduzione di Miller è particolarmente significativa per lui, perché diciamo che il suo stile, la parte più, se vogliamo, sboccata e provocatoria dello stile di Bianciardi riprende proprio Miller, che poi anche la tendenza allo sproloquio, che Miller sì, è un potenziale. Sì, Miller, cioè insomma, Bianciardi confronto a Miller è contenuto. Insomma, è molto contenuto. Sì. Miller è assolutamente estremo, e anzi, addirittura in Italia, se non sbaglio, era stato subito censurato. Insomma, però Bianciardi riconosce, mi pare che aveva usato l'espressione, aveva affermato una cosa del tipo, tradurre Miller è stato come essere investiti da un tornado linguistico-stilistico che mi ha segnato profondamente. E infatti, appunto, si vede, la Vitagra viene scritta proprio dopo la traduzione dei Tropici di Miller, quindi è evidente. Anche per esempio il tema del sesso, che è un altro tema assolutamente poco presente nella letteratura italiana di quegli anni, anzi quasi del tutto assente, inteso come trattato da Bianciardi, quindi in maniera molto, molto esplicita, molto diretta. Non è un tema letterario, insomma, in Italia. E questo lo riprende sicuramente da Miller, infinitamente più esplicito Miller e più anche decisamente volgare, se vogliamo. Bianciardi è molto più contenuto, però anche qui le lunghe digressioni che il narratore della Vitagra fa sul sesso, sulla riduzione del sesso da fine a mezzo, insomma, questo è fantastica. C'è anche nel film, però lì diventa un po'. Sì, e nel film risulta. Didattica, insomma, Tognazzi è poco credibile. Sì, 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 no, è chiaro. Perché nel libro è eccezionale, tutto quello sprologo. Diventa nel film. Efficace sulla sessualità, come viene stravolta nel sistema delle merci, insomma. Sì, nel film risulta ovviamente forzato perché non è un dialogo, nel libro è appunto uno di questi sproloqui, uno di queste divagazioni del narratore che a un certo punto smette di raccontare, comincia a parlare di questa cosa qua, insomma, e va avanti per diverse pagine parlando di questo. Nel film questa cosa cerca di essere ridotta un po' a dialogo, ma ovviamente non rende l'efficacia, insomma, del monologo del narratore. Per quanto riguarda altri scritti, sì, appunto, abbiamo moltissime collaborazioni giornalistiche, moltissime traduzioni, abbiamo anche dei diari giovanili. Tutto sommato la mole, appunto, degli scritti è molto grande, quella dei romanzi è veramente una minima parte. Mi veniva in mente una cosa, parlando della diversità di Bianciardi rispetto ad altri autori contemporanei. In quel periodo la cultura italiana era molto guidata a interessarsi dei problemi della classe operaia. La classe operaia, pur non avendo un suo ruolo specifico autonomo, era al centro dell'interesse degli intellettuali italiani. Questa cosa qua era identificata con un termine preciso, l'intellettuale organico. Io per tanto tempo pensavo che l'intellettuale organico significasse che non perdesse pezzi per strada, significa invece organico alla classe operaia, cioè l'intellettuale. Questo è così, praticamente stabilito dal PC. L'intellettuale deve essere un personaggio che lavora pensando alla classe operaia, deve farsi capire dalla classe operaia, deve parlare della classe operaia.
personaggi come Bianciardi evidentemente non erano organici alla classe operaia, anche se si sforzavano di parlare della classe operaia, e questa cosa probabilmente è stato uno degli elementi che l'ha messa ai margini della situazione, cioè lui a un certo punto non ha capito più in che maniera rapportarsi con il mondo che gli stava. Sì, beh, sicuramente. Se si pensa poi, scusami, quella più la grandissima produzione letteraria che veniva fatta da riviste che erano emanazioni del PC, tipo Il Contemporaneo, l'Europa Letteraria, che erano veramente delle riviste eccezionali, molto belle, in cui collaboravano tantissimi scrittori italiani, esteri. Se si pensa che in pieno stalinismo l'Europa Letteraria traduceva dei pezzi di scrittori che erano stati sovietici, che erano, diciamo, ai margini della produzione ufficiale sovietica. Sì, sicuramente. Allora, cioè, com'era allergico, insomma, al lavoro in casa editrice, Bianciardi era anche allergico, insomma, a qualsiasi tipo di linea dettata dall'alto, che fosse quella della casa editrice, che fosse quella del partito. Diciamo che Bianciardi ha cercato di, inizialmente era abbastanza vicino al Partito Comunista, non si è mai, esatto, non è mai diventato un intellettuale organico, fedele, diciamo, alla linea del partito, proprio perché non era, era una persona sempre e comunque gelosa della sua autonomia e non disposta a mettersi al servizio di una linea, come dire, precostituita e calata dall'alto. Quindi questo sicuramente lo pone in una situazione di, come dire, una situazione non ben definita, perché in un periodo dove comunque gli schieramenti politici erano invece ben definiti, magari oggi è un po' diverso, ma allora era più facile, insomma, distinguere dal punto di vista politico gli schieramenti. Bianciardi si pone al di fuori di questa logica. Si è riscritto il Partito d'Azione, però. Si è riscritto il Partito d'Azione nel dopoguerra, è vero, però sì, il Partito d'Azione di per sé è stata un'esperienza effimera, e quindi diciamo che quella è la sua esperienza politica, il Partito d'Azione. Nel momento in cui il Partito d'Azione finisce anche la sua, diciamo, la sua attività politica, perché poi di fatto rimarrà sempre vicino un po' al Partito Comunista, ma non assolutamente non da militante, ecco. Non so se ho risposto. Si può considerarlo anarchico? Ma senso non banale, generico, cioè in senso politico. Lui non si è mai considerato, no, che tu sappia. Che io sappia no, nel senso che secondo me appunto anarchico in questo senso di... senso stretto no. No, secondo me in senso, appunto, in senso lato, come sì, appunto contro tutto e contro tutti, contro qualsiasi, appunto, individualista. Esatto, individualista. È vero che nel film, almeno nel film, adesso non ricordo sempre la compagna, lo rimprovera perché lui crede di risolvere i problemi da solo, tanto la bomba, se non dice bisogna stare con le masse, col partito, bisogna farla auto-organizzata, c'è tutta questa discussione, sì. No? A un certo punto. Sì, sicuramente, diciamo che quello che lo può far, appunto, sembrare anarchico è questa idea di, nel senso, dopo i vari fallimenti collezionati, con la vita agra, insomma, arriva un po' alla... si ferma un po' su una posizione, appunto, individualista, per cui forse l'unica cosa che rimane da fare è l'atto individuale, simbolico, no? Come
nel libro far saltare il torracchione, nella realtà scrivere un libro come La vita agra, che è una protesta che di fatto è individuale e può avere solamente appunto un valore simbolico, perché di fatto non è che può cambiare le cose, non c'è un tentativo di cambiare le cose, semplicemente di appunto, compiere un atto di protesta che è individuale e che vuole essere in qualche modo emblematico. Quindi da questo punto di vista sì, cioè, ci può essere. La definizione di anarchico secondo me può essere legata a questa cosa qua, a questa concezione per cui un atto individuale può essere diciamo, considerato simbolico, emblematico di una protesta, di un attacco verso, in questo caso, una società che si vuole colpire, insomma. È un contemporaneo di Pasolini, nasce nello stesso anno e muore 3 anni prima. E di fatto non assimilabile perché sono due figure completamente diverse sotto tutti gli aspetti culturali o altro. Però ci sono alcuni momenti dove sì, per esempio il suo atteggiamento poi portare nel Grossetano, nella provincia, la cultura di andare a intervistare gli operai, i minatori. Lo vediamo in Pasolini pochi anni dopo, quando fa il viaggio in Italia e intervista e raccoglie informazioni. C'è una formazione simile che è frutto della generazione, una generazione degli anni 20 all'inizio che vive la guerra, esce dalla guerra giovane, convinto come intellettuale di poter essere utile alla causa e scopre per ragioni diverse, uno per una parte condannato dal PC per la sua omosessualità, quell'altro che non crede più dopo aver perso la speranza quando finisce il Partito d'Azione Compari, Amalfa, Liovagliani e altri. Io lo vedo in questa figura, un uomo che ha la fiducia in una speranza, in un futuro da costruire e nel vedere la società che lo dice di fatto quando nell'intervista o quando si sente lui che pensava, quando l'hai detto tu, pensava di essere uno contro e si vede fagocitato da questo sistema qua. Quindi un uomo, io dico, della sua generazione, di intellettuali organici, quelli che abbiamo conosciuto tanti, no? Di quelli che sposavano la causa, proprio quando vedevano che erano troppo strette e finivano per diventare eretici, anarcoidi più o meno. E lui lo vede un po' molto impegnato dal punto di vista intellettuale, culturale, crede nella funzione dell'intellettuale che si deve fare, però il fallimento e il disagio di non trovare sponde da nessuna parte anche, io credo che è il fallimento, di sentirsi isolato è un po' inutile alla fine, il disagio è quello, insomma. È interessante secondo me questo parallelo, anche se non è che li puoi sovrapporre chiaramente, però certo la loro identificazione con Pasolini, prima con i contadini, no? Del Friuli, poi con i borgatari romani, infine con il mitico Terzo Mondo, tutti i miti che gli si sono smontati tra le mani uno dopo l'altro, no? E anche lì il rapporto col PC lo si è sempre chiamato comunista, ma è sempre stato ai margini, no, in realtà, di questo impossibile integrarlo all'interno di un progetto politico definito, eccetera. E comunque tutti e due poi uno ha corso il rischio, ma ha rifiutato, di essere utilizzati come giullari del sistema, insomma, no? Anzi come alibi per il sistema che dimostra di essere molto liberale, molto democratico, ospitandoli sulle prime pagine dei suoi organi. Questa, la cosa che forse mi ha impressionato in tutta la sua vicenda è proprio
il vedere come la capacità di riciclaggio, di integrazione che ha quello che chiamiamo sistema, insomma, per comodità, è incredibile, insomma. Io vedo, per esempio, l'attacco al Torracchione. Il Torracchione di Bianciardi è il palazzo di Pasolini. Lui il Torracchione lo vuole buttare giù, Pasolini continua a dire io lo so, ma non, ma non le trovo. Cioè, vedo un po' questa... E quindi è proprio la generazione, io vedo un po', non perché sono del 22, ma perché proprio quella generazione che ha vissuto la guerra in casa giovanile è uscita con la speranza di cambiare il mondo e sono trovati a cambiare di nuovo. Comunque lui ha collaborato a nuovi argomenti che era stato fondato da Pasolini. Certo. Per cui sì, si sono messi incrociati. E poi comunque l'inchiesta era una delle caratteristiche per quegli intellettuali che volevano essere organici alla classe, perché poi si è confuso l'organicità al partito, che è un'altra cosa. Rasci parlava di intellettuale organico riferito alla classe, non riferito al partito. Poi qualcuno ha fatto un po' di confusione. Tanto è vero che subito dopo la guerra c'è stato il famoso dibattito sul Politecnico tra Vittorini e Togliatti e l'intelligenza comunista. Anche a me ricordava, vedendo già il film la settimana scorsa, Pasolini, perché mi veniva in mente più volte, perché anche nel discorso sull'utilizzo del sesso, mi ricorda molto certe affermazioni di Pasolini sulla mercificazione, addirittura quando arriva a far esplodere la bomba di condannare l'aborto, no? Perché lo vede addirittura come un sdoganamento del sesso in libertà, tanto poi c'è l'aborto, no? Cioè addirittura fa questo salto mortale su questa cosa qui. Per cui questa predica, diciamo, sulla mercificazione del sesso mi ricordava tante sue fronte di Pasolini quando sul corpo della donna, no? sulla donna complice, quando comunque vuole essere emancipata, ma poi comunque diventa spesso oggetto consapevole, e l'altra, il secondo aspetto sull'anarchia del potere, quando Pasolini dice una cosa del genere, no? Che l'unica cosa veramente anarchica poi in realtà è il potere, perché è quello che con Bianciardi lo fa. Si ricicla, cioè fa quello che vuole, quindi da attaccato diventa salotto che ti ospita, per Pasolini voleva dire altre cose, però comunque il succo è quello lì, cioè io voglio stroncarti e tu invece mi inviti, no? Oggi diremmo in televisione, prima magari da altre parti, e quindi devi comunque sempre decidere se accettare quest'esca qui oppure tenertene costantemente fuori, perché tanto il potere se ne frega, cioè se tu hai un rifiuto lui ti propone un'altra cosa che sembra il contrario, e l'anarchia del potere secondo Pasolini è proprio quella lì, cioè che è libero sempre comunque di inventarsi una forma nuova per farti diventare organico a se stesso. Mi sembra che anche se le vicende sono molto diversi per alcuni aspetti, per certi altri invece si sovrappongono abbastanza, insomma. Pasolini viene ucciso, Bianciardi si uccide praticamente, però insomma forse il motivo di fondo è analogo per queste due morti, insomma. Beh, sono due disperazioni, di sicuro. I tempi sono una disperazione male. Scusa, io devo chiederti informazione. È vero che ormai da 68-69 era una fase, quindi stava tagliando tutto. Lui verrà in qualche modo sul punto, sul 68, sul 69, in cui si comincia a muovere l'Italia, ma l'Europa in particolare, non ci sono tante cose. Lui verrà in qualche modo attratto, come si relazionerà rispetto i fermenti del... Allora, se questo si può aprire il fuoco. Allora, effettivamente
lui pubblica questo romanzo poco prima che anche in Italia, insomma, ci siano questi fermenti, insomma, del 68. Però in realtà lui non si fa coinvolgere quasi per niente, anzi mi viene in mente, insomma, non mi ricordo dove avevo letto, però che era più coinvolta invece Maria, la sua compagna, che insomma voleva in qualche modo partecipare a questa cosa, invece lui, insomma, se ne fregava abbastanza, era abbastanza assunto un atteggiamento abbastanza, come dire, disinteressato, sprezzante un po' per tutto, anche per questo. Ed è interessante citare questo romanzo, il suo ultimo romanzo, appunto, Aprire il fuoco, perché questo romanzo è stato visto un po' come una prefigurazione di questo momento del 68, perché allora il romanzo è anche qui molto particolare, nel senso che sostanzialmente è una trasposizione delle Cinque giornate di Milano nel 1960, nel 59-60. Le Cinque giornate di Milano, quindi anche qui l'argomento risorgimentale, no? La rivolta milanese del 59, del 1859, quando Milano era sotto il dominio degli austriaci, viene trasposta nella Milano del 1959, e quindi praticamente si ha questa fusione, questo mescolamento di mondo risorgimentale, mondo contemporaneo, personaggi del risorgimento, personaggi contemporanei in un'unica dimensione assurda, se vogliamo. Quindi ci sono, non lo so, c'è il protagonista che va in questo salotto dove c'è questa festa organizzata dai patrioti, e si trova personaggi contemporanei, non so, c'è Giorgio Bocca e Carlo Cattaneo, insomma, si crea questa situazione qua. E poi la vicenda narra appunto di questa rivolta delle Cinque giornate. Queste Cinque giornate sono però collocate nella Milano del 1959. E quindi appunto ci sono gli scontri, le barricate, anche qui ci sono dei passaggi anche divertenti, insomma, dove ci sono le barricate fatte con gli autobus della TM, insomma, queste cose qua. E questa cosa quindi viene un po' letta come poi una, insomma, una prefigurazione di quelli che saranno poi anche gli scontri del 68. In realtà non c'è, insomma, un legame vero e proprio, cioè si può pensare che Bianciardi è sempre stato particolarmente, insomma, sensibile, lungimirante, se vogliamo, perché in tempi non sospetti lui ha parlato, insomma, ha messo alla luce problematiche che magari gli altri non si erano accorti. Quindi si può pensare che anche in questo caso abbia un po', come dire, letto in anticipo la storia, prefigurando questi fatti qua, però secondo me in realtà non c'è un collegamento diretto, cioè Bianciardi era un periodo in cui ormai secondo me era proprio quasi rassegnato e disinteressato nei confronti di tutto il resto, insomma. Io ho una curiosità, no? Sapere qual è il percorso che ha portato un ragazzo come te a incontrare, avvicinarsi a una cosa come Bianciardi, e cos'è che ti è piaciuto, che ti ha appassionato in lui, se c'è, e anche che cosa secondo te un autore come Bianciardi può ancora dire o insegnare o suggerire a giovani della tua generazione, comunque al nostro mondo. Sì, sì. Beh, allora io Bianciardi l'ho conosciuto durante il mio percorso di studi, quindi all'università, facendo, insomma, un seminario di letteratura, mi sono imbattuto nella vita agra, l'ho letto e mi ha colpito subito, no? Perché obiettivamente, anche appunto dal punto di vista letterario, è sicuramente un romanzo molto interessante da analizzare. E però appunto, al di là poi degli aspetti più tecnici, se vogliamo,
mi ha colpito perché mi sono comunque riconosciuto tanto, insomma, secondo me è un autore che ha ancora qualcosa da dire perché insomma parla di una società che non è la nostra evidentemente, però insomma la società in cui viviamo comunque è figlia di quella società e tante dinamiche sono ancora le stesse, forse per noi sono più scontate ormai, non so come dire, ci siamo abituati a tante cose per cui forse ci sembra un po' più scontato, però al tempo di Bianciardi sicuramente le sue riflessioni erano molto, molto nuove, molto, come dire, vedevano molto in là. Diciamo che, vabbè, a me La vita agra è piaciuto anche perché, insomma, perché è scritto in una maniera che mi piace molto, per quanto riguarda l'ironia, il sarcasmo, a me oggettivamente ci sono tanti, tanti punti in cui mi fa ridere, perché mi piace il senso dell'umorismo, insomma, il modo in cui Bianciardi sfotte gli altri, mi fa veramente ridere. Però appunto anche mi piace come è scritto, sia il discorso che facevo prima della sua particolarità strutturale, linguistica e stilistica, e poi appunto ho subito simpatizzato per questo autore, insomma, che non si può non vedere un po' come una vittima di un sistema ingiusto, di un sistema disumano, quindi insomma ci si riconosce, no? Capita insomma a tutti di sentirsi un po' in questo modo e secondo me non è difficile appunto riconoscersi quello che lui può ancora dire oggi, secondo me è questa cosa qua, cioè leggere questo romanzo, quindi insomma avvicinarsi anche a quella che è la sua storia ci può aiutare a, come dire, a sentirci più umani, insomma, in un sistema che spesso ce lo fa dimenticare, ecco, diciamo così. Ci siamo abituati a questa, scusa, in questo caso Bianciardi è proprio il classico per me, qui invece di partire dal primo libro parti dal terzo, però è indispensabile poi leggere il primo e il secondo, no? Perché il lavoro culturale, l'integrazione sono ancora oggi le libri che hanno un fascino che denuncia proprio oltre al sistema ma la sua incapacità o la sua non volontà di affrontare il sistema. Talmente lo considera che non vale la pena, perché la sua denuncia, la sua anomalia è proprio questa, no? Un'anomalia radicale rispetto al sistema. È impossibile considerare Bianciardi organico, perché la sua difficoltà arriva anche a dire che non riesce ad essere organico a se stesso. Ecco, questa è la mia denuncia di Bianciardi, che io lo considero da molti anni. Diceva prima Mario, perché non lo dice, è stato la rivolta 20 anni fa. E il mio stupore stava nel chiedere come percepito oggi quella sciagura, quel disastro, no? E il ferramenta che aveva il negozio vicino, dove c'è il monumento a quel terminatore, aveva sentito parlare del
della tragedia. Cioè, se arriva alla, a dire, non è solo colpa di Biagiati, no? È proprio qualcosa che non funziona. E non sempre è possibile trovare la soluzione. Beh, sì. Non hai sentito come dire banalmente? Sì. Sì, sì, sì. È come dice la segretaria della capa nel film. Sì, devo avere cose che succedono tutti i giorni. No, questo però lì a voi, se no? Insomma, il suo è un caso, non so se si può dire più di nevrosi, no, quel problema no, individuale. Nevrosi no. Quello di Biancia. No, nevrosi no. No, la chiama, non lo so, alienazione, incapacità di adattarsi. Cioè noi insomma tutti un po' ci siamo adattati, c'è poco da dire. Cioè, ne hai viste talmente tante, tu non ancora, ma insomma, un po' più vecchi sì, che ne hai provate anche. Abbastanza, per cui tentativi, no? Per cui dici forse non c'è alternativa possibile e allora ti adatti in un modo o nell'altro con maggiore o minore sofferenza ti adatti. E non è l'unica strada. Forse, eh? È l'unica strada. No, non sono è più l'unica strada. Però la sensazione guardandoti in giro è che sia questa. Nel suo caso siamo di fronte a una persona, secondo me, che ha le sensibilità per cui da un lato vede che la lotta, i tentativi almeno che ha fatto lui, non porta risultati, dall'altro però non vuole inserirsi nel sistema, per cui alla fine lo sbocco di questa contraddizione è l'autodistruzione. Però sembra anche, diciamo di Biancardi, mi sembra quasi un erede dei personaggi svegliani, degli inetti, no? Cioè l'inettitudine di questo personaggio, appunto, di una vita semilitare, lo spiego, trasportati a decenni più avanti, in cui c'è la dimensione del rapporto tra il lavoro culturale e l'industria, no? Però in realtà in Biancardi il discorso politico è quasi fragile rispetto al problema esistenziale forte che hanno e alla fine appunto anche come vive poi Biancardi e la sua morte mi ricorda. Oppure anche il fatto di pubblicare il romanzo La vita agra e dolersene per il successo che ha avuto. Mi ricorda il suicidio di Alfonso, del personaggio appunto di Svevo, che diceva mi suicido così finalmente mi farò bene, ma sì, si renderanno conto che è morto, in realtà nessuno si è accorto che era morto, non sono andato al suo funerale, quindi è la figura appunto dello sconfitto. Ecco, che ha fatto pensare questo, un'eredità insomma di queste inestitudini, naturalmente vissute sì negli anni 60, come se lui non avesse riconosciuto, quando prima tu dicevi, diceva Giuseppe, dell'enormità delle traduzioni, che è vero, sarà stato anche un periodo in cui Faulkner, Henry Miller non erano moltissimi, però insomma c'era già anche Fernando Apivano, c'era gente che ci lavorava, come se lui non avesse riconosciuto in qualche modo la grandezza del suo lavoro culturale, del lavoro culturale, non il romanzo lavoro culturale, il lavoro culturale che lui effettivamente ha fatto, che è stato una grande, sì, una grande avventura, insomma, su cui probabilmente avrebbe dovuto puntare più. Sì, questo, cioè effettivamente i romanzi, cioè del suo lavoro di traduttore non, diciamo che non è che ne parla mai come appunto di un lavoro che ha una sua importanza appunto dal punto di vista letterario, culturale, ne parla sempre come una cosa abbastanza per portarsi a casa insomma lo stipendio. Un lavoro appunto come se fosse l'operaio che insomma
posto, come il contadino ha la zappa, lui ha la macchina da scrivere e traduce, quindi non è non ha mai effettivamente sottolineato l'importanza, non l'ha mai visto come, diciamo, un'alternativa di lavoro culturale ai tentativi precedenti, non l'ha mai visto sotto questo punto di vista. In effetti, magari sbagliandosi, nel senso che avrebbe sicuramente potuto, cioè, non lo so, evidentemente forse non era quello che sentiva di fare, però effettivamente diciamo che avrebbe potuto valorizzare di più l'aspetto, appunto, il valore, appunto, culturale di questo suo lavoro, che non è, appunto, solo un lavoro meccanico, ma anzi il lavoro del traduttore presuppone, insomma, una cultura ampia e una capacità anche, cioè, insomma, il traduttore in qualche modo è anche un po' uno scrittore. Una traduzione non è mai solo una traduzione letterale, ma è in qualche modo un riscrivere un romanzo dandone in qualche modo la propria interpretazione. Ecco, quindi sì, ma poi in quegli anni era anche un'attività di svecchiamento. Ah beh sì, poi appunto il discorso italiana, sì, sì. Pavese, sì sì, il discorso, appunto, del era proprio un lavoro culturale, non era solo l'abilità tecnica del traduttore. Sì, anche il discorso di portare, appunto, in Italia certi romanzi era una cosa importante in quegli anni, insomma. Comunque interessante quello che ha detto la signora rispetto all'identità, che poi può, è tutto un filone, no? L'uomo di senza qualità di Musil, di Randello stesso e di Mattia Pascal, no? Cioè tutto un filone di una risposta diversa, secondo me, no? A un atteggiamento a adattarsi o essere fuori, cioè una terza via, in qualche modo. Perché poi le inettitudini, il netto di Svevo non era affatto inettitudine, faceva delle cose che gli altri non riuscivano a fare, e lui che era lì, lui le faceva, però. Quindi c'è tutto un filone rispetto nella letteratura di questi personaggi, secondo me, e di questi scrittori, che in qualche modo si chiamano fuori con esiti tragici, perché a Pirandello stesso, no? Con esiti tragici, ma è una risposta diversa rispetto al discorso da una parte di adattarsi e dall'altra partire su una tangente impossibile in qualche modo, no? È un ambito da ricercare questo, e Bracciati sì, secondo me è in questo filone dei perdenti ma non persi, come diciamo io. Sì, no, è vero, effettivamente è un ragionamento che sicuramente può essere approfondito, insomma. Diciamo che, appunto, l'inettitudine di Bianciardi non è tanto, cioè, appunto, è proprio un'incapacità di adattamento, non è, insomma, io non riesco a vederla molto come quella di, insomma, di uno Svevo, piuttosto che, però effettivamente ha senso il discorso di dire, insomma, epoche diverse, contesti diversi, vicende che in qualche modo si ripetono partendo da presupposti simili. Sicuramente un discorso che può avere senso, sì, non ci ho mai pensato, però sì, meriterebbe anche di essere approfondito, insomma. Non ci sono altri interventi, mi cala questo silenzio. No, dai, c'è stato molto dibattito, se c'è ancora qualcuno, se no chiediamo a lui di sintetizzare o chiudere o salutare semplicemente. No, sì, non se. Vabbè. Soddisfatto intanto? Sì, sì, no, beh. Sì, sì, sicuramente sono contento. Sì, diciamo che, appunto, l'obiettivo era un po' proprio dare una conoscenza, cioè partendo dal presupposto che, insomma, non è che in molti hanno sentito
conoscono insomma la sua vicenda, provare a dare una panoramica di lui, della sua vita, della sua opera. Poi non è semplice farlo in così poco tempo, però sì, l'idea era proprio questa. Quindi diciamo che a questo punto si può partire con... Dovete leggere. Esatto, si può iniziare a leggere, approfondire, e poi se avete voglia di leggere La Vitagra, insomma, anche sulla Vitagra c'è sicuramente tanto da dire, tanto su cui discutere. Quindi poi sono tutti romanzi abbastanza brevi, quindi tutto sommato è un tentativo che vale la pena di fare, si può provare. E no, niente, no, io non avrei nient'altro da aggiungere, quindi insomma ringrazio ancora tutti per... Grazie. Grazie.